è presentato da Antica Norcineria di Lattanti Franco e Figli. Ancora non lo dire, no, non lo dire, non parla. Sei una donna o una strega? Spettatori, bentornati all'appuntamento con istituzioni e cittadini. Vi presento subito il graditissimo ospite di oggi, benvenuta, Presidente della Commissione Scuola del Consiglio Comunale, Carla Formariello, che peraltro poi ho letto tutto quanto, insomma, l'impegno del Consiglio Comunale, non c'è tempo per dormire per la verità, ma soprattutto andremo a vedere nello specifico quelle che sono le competenze proprio della commissione che presiede la consigliera Formariello, che è quella, appunto, abbiamo detto, della commissione scuola, quindi politiche educative, politiche scolastiche, politiche dell'infanzia, asili nido, diritto allo studio e rapporti dell'istituzione comune con le istituzioni universitarie. Da dove vogliamo partire, Carla? Io direi, qual è
Facciamo un quadro di quella che è la situazione scolastica, quella di competenza del comune, ovviamente, no? E quindi capire anche un po' con gli numeri, con le cifre, che tipo di situazione c'è a Roma? Allora, dunque, a Roma c'è una situazione che è in via di evoluzione, perché non è trascurabile il fatto che uscendo ora dalla pandemia e quindi almeno dallo stato di emergenza più saliente, quindi sono pochi i giorni da cui, insomma, che ci consentono di fare una riflessione Quindi siamo diversa. usciti dal, come si chiama, dal DAD? Non siamo ancora usciti dalla DAD, però sì, sostanzialmente l'evoluzione è dovuta a questo, è dovuta al fatto che la scuola in questi anni, da sempre, è uno degli ambiti, come dire, dell'attività umana o una delle infrastrutture sociali più complesse, quindi quelle che sono più di tutti soggette al cambiamento e alle sollecitazioni esterne. In questi ultimi 2 anni e mezzo, 3, certamente le strutture scolastiche e le scuole, il mondo educativo ha avuto sollecitazioni fortissime, è stato, io lo voglio dire, anche per ringraziare poi gli operatori del settore perché sono state tra le realtà più sollecitate, più stressate per garantire l'educazione dei nostri ragazzi, la socializzazione in sicurezza. Ecco, ti Quindi chiedo, per la percezione che c'è avuto ecco, in questo impatto con la gestione di questa commissione, ma anche per la precedente tua esperienza da consigliere municipale, quanto hanno sofferto i ragazzi e in particolare i più piccoli, no, in questo insegnamento da lontano? Questo è un tema che tu tocchi e che anticipi, che è fondamentale, a cui io tra l'altro sono legatissima. Allora, sostanzialmente l'impatto sulla psiche, sulla sfera emotiva, ma anche psicologica è stato fortissimo. E, i ragazzi hanno certamente sperimentato, ma anche i bambini, nuove modalità di stare insieme, nuove modalità di apprendere, però si sono anche misurati con una certa ferocia su quello che sono tutti i problemi più attuali dei nostri giovani adolescenti, che ormai non cominciano più intorno ai 17-18 anni, come eravamo abituati noi prima, 14-15, ma sono molto anticipati, l'età in cui, molto anticipata l'età in cui i bambini cominciano e le bambine cominciano a stare male. E effettivamente la pandemia ha, secondo me, scoperchiato quello che è un tema che non riguarda solo gli ultimi 3 anni, ma è precedente, che tocca sicuramente il problema enorme della salute mentale in età evolutiva, che è stato Quindi, troppo trascurato. secondo te proprio, domani abbiamo una trasmissione che riguarderà invece il sistema sanitario nazionale, no? Dove Sì. rimettere le mani, dove migliorarlo, perché la situazione è andata molto bene dal punto di vista, come dire, di questa struttura che ci siamo inventati 42 anni fa, però obiettivamente dopo 42 anni c'è bisogno di una sua rivisitazione. C'è quindi una necessità di mettere delle Priorità. risorse, dei tecnici, eccetera, perché c'è questo, come dire, questo ambito scoperto, no? Che il lockdown soprattutto ha portato nei confronti dei più piccoli, c'è anche nei confronti dei più grandi, ma oggi parliamo di quelli più Assolutamente. Tra piccoli. l'altro consideriamo che nel 2022 il summit della salute mentale si svolgerà a Roma. Il ministro Speranza ha già da tempo annunciato questa cosa in occasione della giornata mondiale che sarà il 10 ottobre prossimo. E secondo me, se uno deve ripensare, come dire, il sistema sanitario, certamente va ripensato ribadendo la priorità del pubblico, nel senso dell'intervento pubblico, Luce e dubbio, perché la certo. responsabilità pubblica in ambito sanitario non può essere abdicata. Certamente uno dei temi che meriterebbe, a mio avviso, la maggiore attenzione è quello della salute mentale, in età evolutiva, cioè a partire dalla giovanissima età. Benissimo le misure che sono state introdotte, ho visto anche dalla Regione Lazio, di sostegno psicologico, però non bastano, nel senso che i servizi territoriali sono completamente scoperti, i dipartimenti di salute mentale, i TSMRE nelle ASL, che poi sono tutti coloro che fanno le diagnosi anche non solo per i bambini e le bambine e i ragazzi che hanno problemi di questo tipo, ma anche per i nostri alunni con difficoltà, quindi bambini con disabilità, bambini con disturbi dell'apprendimento, bambini nello spettro, alunni nello spettro dell'autismo. E queste, diciamo, realtà territoriali, servizi territoriali, se sono depauperati di personale e di risorse, non mettono poi nella condizione, diciamo, di lavorare bene né alle scuole che si trovano a dover gestire
alunni che hanno altre difficoltà oltre a quelle, diciamo, di andare bene a scuola semplicemente. Mettono in difficoltà i servizi sociali perché, e le ASL territoriali perché non hanno gli strumenti per poter intervenire tempestivamente e poi mettono in difficoltà l'amministrazione perché non è nelle condizioni di garantire con le tempistiche necessarie il diritto all'integrazione che invece ogni alunno ha. Sono due ambiti differenti, lo voglio dire, non vanno confusi. Un conto è il tema della salute mentale in età Certo, evolutiva, in cui ci sono certo, bambini preadolescenti, adolescenti che non sono persone con disabilità, sono persone cioè senza alcuna disabilità, ma che vivono una sofferenza potentissima, svelata da questo, anche da questa pandemia, e che, come ha detto il Policlinico Umberto Primo in un convegno interessantissimo a cui ho partecipato qualche tempo fa, il disagio non è tanto dall'ingresso in DAD, il disagio si rimarca potentemente quando rientri nella normalità, perché una delle cose che stressano di più i nostri ragazzi sono oggi il confronto con il prossimo, l'elevata, diciamo, richiesta prestazionale che ormai, diciamo, è presente anche nelle nostre scuole. Per cui la misurazione, diciamo, continua Cioè, dell'impegno sostanzialmente è diventata una un scuola molto allontanamento competitiva. profondo con l'ambiente nel quale è abituato a vivere quel bambino, no? Sì. Quindi non c'ha più i suoi compagni di scuola, non c'ha più quel tipo di ritmo di vita, eccetera. E rispetto a questo, perché, no? E io mi chiedo, a quell'età, quando ti poni sto perché, diventa un dramma, rischia di La diventare un risposta diventa dramma, no? difficile e soprattutto per i bambini piccoli è stato complicatissimo. Devo dire che da questo punto di vista sia le scuole, i nidi, le scuole dell'infanzia, anche le elementari hanno comunque sia saputo lavorare rispetto anche alla sicurezza in presenza. Medie e licei che competono ad altre strutture, ma su cui insomma le insegnanti si sono dovute misurare con un livello anch'esse elevato di Questo ha stress, prodotto, si per quello misura che anche tu con il conosci, problema aggiuntivo. situazioni di maggiore aggressività. Purtroppo la maggiore aggressività si rivolge soprattutto nei confronti di se stessi, perché ormai sono frequentissimi gli episodi di autolesionismo, sono aumentati moltissimo i tentativi di suicidio, i disturbi alimentari, quindi anoressia e bulimia, sono di nuovo tornati diciamo, alla ribalta con molta forza. L'uso di sostanze, quindi l'abuso rispetto alle nuove dipendenze, che non è più, so il tab non è più soltanto, diciamo, droghe, alcol, ma i device, i tablet, tutto diciamo, un sistema di squilibrio che coinvolge questi ragazzi, che va preso però per quello che è una richiesta d'aiuto a cui il pubblico deve Quindi, rispondere. ritornando alla rivisitazione del sistema, tu dici c'è una necessità di affrontare un nuovo Sì. problema sicuramente, soprattutto nei confronti dei più giovani, anche nei confronti degli anziani, perché Per c'è anche lì, carità. però nei confronti dei più giovani mi pare che insomma la cosa diventi quasi Sì. inevitabile, Il incessante, no? problema della salute mentale in età evolutiva, che peraltro le scuole da sempre, insomma, denunciano, insomma, chiedono aiuto su questo, è diventato certamente una priorità. Poi accanto a questo vanno chiaramente fatte le politiche, come dire, al fianco delle famiglie, quindi su Certo, questo certo. certamente ci sono stati adesso in occasione dell'ultimo bilancio degli interventi importanti per ampliare l'orario dei nidi fino alle 18, almeno 4 nidi per ogni municipio. Di abbattere le rette dei nidi pubblici per renderli comunque concorrenziali o comunque più Senti, appetibili rispetto al ritornando un passato. attimo, poi andremo Però il nello problema specifico. fondamentale è quello, secondo Andremo nello specifico, ecco, ma continua un po' a disegnarci, quindi qual è il quadro della situazione per quello che è la competenza dell'amministrazione comunale, Sì, ma poi ovviamente, diciamo rispetto alla scuola, no? Alla necessità di Esatto. dare una scuola che dia risposte sotto tutti i punti di vista, anche dalla sistemazione dei tetti fino al personale necessario e quant'altro, Esattamente. Allora, rispetto a questo aspetto che abbiamo toccato per primo, no? e per primo perché secondo me è il più importante, o se non altro, insomma, lo trovo urgente.
C'è poi quello parallelo a cui abbiamo accennato mentre parlavamo adesso affrontando la questione della salute mentale, che è quella dell'inclusione scolastica e dell'integrazione e quindi della garanzia del diritto allo studio per tutti i bambini e le bambine, fin dal nido e con particolare riferimento ai bambini e bambini con disabilità. Noi su questo stiamo lavorando per andare a breve in aula il nuovo regolamento sul servizio OEPAC, che appunto è il servizio che i comuni garantiscono, il comune di Roma garantisce al fianco del sostegno per assicurare il diritto allo studio ai discenti con disabilità. Contiene degli elementi innovativi, ma certamente uno dei più salienti è la richiesta che non vengano sussunti ai vincoli di bilancio, sebbene ovviamente vadano investite le risorse ed impegnate le risorse necessarie a garantire il servizio, ma non vanno sussunti ai vincoli di bilancio i diritti fondamentali degli alunni con disabilità. Ormai questo, diciamo, è un dato ribadito da tutte le Ecco, che sentenze. significa quindi non stare dentro i vincoli di bilancio? No, vuol dire questo, vuol dire che nel momento in cui c'è un alunno con disabilità, la cui famiglia, perché chiaramente si tratta dei genitori o dei tutori che si attivano per lui, perché parliamo sempre di minorenni in questo caso, che ha bisogno del servizio di assistenza educativa e scolastica appunto nell'istituto, essendo numeri molto importanti su tutta Roma, tale diritto va riconosciuto in base a quanto previsto nel piano individuale del bambino e quindi secondo, diciamo, lo schema e lo studio fatto dall'unità di valutazione tecnica e non che dal punto di vista economico, siccome io ho un tot di risorse, allora ti garantisco queste ore. Le ore vanno Ma la risposta è assegnate in rispetto al base al diritto, fabbisogno? esatto, la risposta va data in base al bisogno del bambino. Questo ormai, peraltro, l'ha stabilito anche la recentissima Quindi legge del questo dal punto di 2021, vista finanziario, ribalta che significa? Che puoi che bisogna uscire fare uno fuori dai sforzo, vincoli? no, che bisogna fare uno sforzo, no, non si può uscire fuori dai vincoli, ma bisogna fare uno sforzo ulteriore per reperire le risorse necessarie. E Che quindi cosa che possono stiamo venire anche facendo? magari da altri capitoli di bilancio? No, il capitolo di bilancio è sempre quello Scusa, che destinato, per no, no, è riuscire a sempre capire. destinato, diciamo, alle politiche educative, però dal momento in cui ci sono risorse che in passato non sono state integralmente spese, perché Ah, beh, questo poi sì, è uno dei grandi temi di Roma Capitale, Uno dei grandi dell'eredità Raggi, No, insomma. però no, è uno dei grandi temi dell'amministrazione, perché poi quello di non essere in grado di spendere, questa amministrazione uno sforzo in particolare, ma ne ha già dato prova anche durante il bilancio, quando ha fatto lo sforzo per dare un aiuto alle famiglie per l'abbattimento delle rette dei nidi, come dicevamo, le risorse vanno reperite, vanno organizzate in modo tale che da essere destinate laddove servono, e questo è uno di quei Poi servizi. arriviamo al discorso dei nidi in maniera ancora più puntuale, ma in questa visione che ci stai prospettando, quanto è presente ancora una situazione, come dire, di dealfabetizzazione oppure di abbandono scolastico e quindi la necessità di un recupero? Quanto rispetto a questo i municipi che poi sono al momento che stanno sul territorio hanno una competenza e una possibilità anche di intervento e di spesa? Allora, per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, diciamo che la questione non più che di una dealfabetizzazione che permane comunque un livello di alfabetizzazione alto, c'è il tema dell'abbandono scolastico che certamente è diventato collegato a quello che dicevamo in apertura, però. E quindi abbandono scolastico, ritiro sociale e nuove dipendenze sono i tre grandi temi che affliggono i nostri adolescenti ormai dai 12 anni in su, non 15-16, ma l'età si è molto anticipata. C'è una dealfabetizzazione nel senso che è aumentato moltissimo l'abbandono scolastico ed è Quindi è aumentato conseguenza moltissimo. dell'abbandono Ed è aumentato scolastico. moltissimo il tema del ritiro sociale. E i ragazzi non escono più di casa sostanzialmente, anzi la DAD paradossalmente ha dato una risposta a quei migliaia di ragazzi che già si trovavano in questa condizione di difficoltà precedentemente. I municipi possono fare poco dal punto di vista educativo, nel senso destinare risorse per il servizio educativo tout court, perché quella competenza dalle medie in su, insomma, non è più Certo.
comunale o municipale. Possono però, e alcuni municipi lo hanno fatto, io quando ero assessore in secondo municipio, per esempio, ho fatto proprio un progetto su questo, abbiamo realizzato con l'assessore alla scuola, possono realizzare servizi e progetti che affianchino e aiutino le scuole, le insegnanti e gli adolescenti per stare al fianco delle famiglie e dei ragazzi che hanno questo tipo di difficoltà. Quindi avevamo istituito educatori di strada che intercettavano la domanda sui territori e sul territorio, abbiamo fatto una mappatura dei bisogni e anche degli ambienti più frequentati dai ragazzi, che paradossalmente sono diversi da quelli che l'amministrazione pensava fossero i punti di aggregazione naturale. I punti di aggregazione naturale dei ragazzi non sono quelli che le istituzioni organizzano per loro. I punti di aggregazione naturale sono altri e li trovano nei luoghi più impensati, Dal sia al muretto centro, ad altro, esatto, insomma. sia al centro che in periferia. Questa cosa non è cambiata rispetto al passato. È cambiato il fatto che è molto più diffusa certamente la pratica di incontrarsi virtualmente, quindi una gestione più immatura delle relazioni tra Ecco, una simili. situazione di questo genere qui, tu hai fatto riferimento a questo, alla mappatura, no? Quindi c'è una conoscenza del fenomeno, che da quello che capisco, da quello che hai detto, è distribuita equamente, insomma, per tutta la Sì, città, no? la sofferenza tra i giovani è ugualmente distribuita su tutta la città. Normalmente da che cosa dipende questo? Questa è Cioè, una qual è il domanda molto. fenomeno che porta a questo tipo di condizioni? Questa è una domanda molto complessa e andrebbe, anzi, sarebbe bello approfondirla con i titolari dei dipartimenti di salute mentale in età evolutiva e con le persone, insomma, che operano sul campo, quali sono gli argomenti della sofferenza per i ragazzi. Certamente, è richiesto un livello prestazionale molto elevato rispetto a quello a cui eravamo anche abituati noi, dal ragazzo fin dalla giovanissima età. Quindi il tema del rendimento scolastico è diventato preponderante e invece tutto ciò che attiene alla cosiddetta intelligenza emotiva, come la chiamerebbero i neuroscienziati oggi, e quindi quella che era la sfera più diciamo accudita dalla nostra scuola, è andata un po' in sofferenza a vantaggio della prestazione, quindi del voto e del rendimento scolastico. Effettivamente questo scollamento tra le due dimensioni dell'esistenza crea ha determinato una grande infelicità nei ragazzi, tant'è vero, chiudo poi, scusa perché vedo, che durante la pandemia la richiesta di aiuto nei reparti di neuropsichiatria infantile o di psichiatria nei nostri ospedali è scesa, mentre invece è ritornata molto forte la domanda quando si sono riaperte le scuole. Cioè, paradossalmente, i nostri giovani hanno sofferto del Covid sotto profili diversi da quelli scolastici e della DAD. Hanno sofferto per altri motivi, non perché non hanno potuto vedere i compagni di classe a scuola, ma per una situazione molto più articolata di come vivono la relazione odierna. Quindi la situazione è molto complessa e i nostri dipartimenti di salute mentale, i nostri policlinici, i nostri dipartimenti, i reparti di psichiatria, i nostri SPDC sanno molto bene qual è la condizione giovanile rispetto alla sofferenza dei ragazzi e delle ragazze oggi a Roma, che è molto più acuta di quanto non si Abbiamo pensi. una pubblicità e poi torniamo sul tema che è molto interessante, perché poi insomma stiamo parlando dei nostri figli. La pubblicità. La nostra cartoleria in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati punto Amazon Hub Counter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste.
Dragon Fissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Innalzamento della sicurezza anti-effrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%. In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan: la qualità è per sempre. Oggi sono venuto a trovare una norcineria eccezionale di un mio amico Lattanzi, un carissimo amico, e io da bolognese che amo i prodotti che ci sono qua, vengo a Roma qua, perché soltanto qua mi ricorda la mia Emilia, tutte le fabbriche di salumi e queste cose. Guardate, guardate. Vabbè, però c'è una sorpresa. Venite, venite. Guarda tutta questa serie di salami. La cosa bestiale che io ho detto, mi dà un po' di salame. Va bene, ora è un panino col salame. Si è presentato con questo. Questo mi ricorda quando ero bambino che... capiamoci bene, quando ero bambino che mia nonna e mia madre appendevano tutti i salami al soffitto. Però se io ti dico dammi un panino al salame, io dove lo metto che c'è un panino così? Dove ci sta tutto sto salame qua? È questo che non capisco. Quando venite qua, e verrò anch'io perché è veramente un amico, cerco anche di tirare un po' sul prezzo. Non chiedete più, voglio un etto di salame, un chilo di salame. No, voglio 2 metri di salame, 3 metri di salame. Poi a casa ve lo dividete. Chi vuole 42 centimetri? Chi vuole 15 centimetri? E si va così il salame. Non più a fette, a centimetri. Vabbè, bello, solo che c'ho sto panino, vabbè. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Bene, ritorniamo con la nostra ospite, consigliera comunale Carla, l'avvocato Carla Fermariello, presidente della commissione scuola. E stavamo cercando, per quello che è possibile, che consente la televisione, no, di fare una mappatura che dia la sensazione di un fabbisogno scolastico che supera il problema, come dire, della conoscenza della storia o della matematica, no? Ma con altri fenomeni che invece riguardano la salute mentale dei nostri ragazzi, soprattutto dopo il Covid, tutto quello che ha comportato l'insegnamento a distanza e via via dicendo. E quello che mi ha colpito molto delle cose che diceva poco fa la Carla, no? È che è un fenomeno che riguarda la città nel suo complesso, non c'è un fenomeno che riguarda la periferia lontana o il centro storico, appartiene alla città. E allora mi domandavo, di fronte a questo fabbisogno, poi lei ci dirà ancora meglio in che cosa consiste questo fabbisogno,
Che cosa può fare l'istituzione pubblica? L'istituzione pubblica regionale lo sappiamo, no? Perché le competenze sanitarie sono delle regioni, però poi c'è quella che sta sul territorio. Potremmo dire il sindaco della città è il responsabile, no, della sanità, salute, certo, del proprio comune, quindi c'entra con tutte le scarpe, come si suol dire. Partiamo da, non ti chiedo un numero preciso, ma la dimensione del fenomeno è veramente consistente? Diciamo che la dimensione del fenomeno sì, è consistente in questo senso, che ormai è segnalato sia dalle famiglie che vivono il problema perché hanno i propri figli in casa che vedono soffrire fin dalla tenerissima età, perché ormai... Ma una parentesi, tu durante la pausa pubblicitaria mi hai detto una cosa che mi ha fatto tremare un po' i vene e i polsi, come si dice. Ci abbiamo un numero consistente di ragazzi che non escono da casa da un anni. Tempo immemorabile, parliamo sì, di anni addirittura, anni. Chiusi dentro casa di fronte al computer. Sì, chiusi dentro casa di fronte al computer. Quindi con tutta una serie di ritorsioni interne spaventose. Esattamente, infatti è il motivo per cui secondo... Quindi le scuole chiedono aiuto alle istituzioni, cioè, aiutateci. Come... La dimensione del fenomeno è come aiutarli. Allora, da questo punto di vista, anche qui, come tutti i problemi, è un problema complesso e va affrontato per, diciamo, per gradi, per competenze e anche per con un'assunzione di responsabilità complessiva. Certamente c'è da fare uno sforzo ulteriore a fianco a quelli già fatti rispetto alla, come dire, al rilancio delle strutture territoriali che si occupano di questi problemi, quindi i distretti sociosanitari, i distretti sanitari, i TSMRE, gli SPDC degli ospedali, quindi restituire dignità a quello che insomma, peraltro a Roma è stato in passato, diciamo, una grande esperienza collettiva che è stata quella della salute mentale, cioè Roma è stata una delle protagoniste della riforma Basaglia anche da questo punto di vista, e quindi restituire dignità ai servizi e agli operatori, quindi e questo è uno dei... Riforma Basaglia sempre troppo poco... Sempre troppo poco applicata. Applicata, appunto. Però comunque sia Roma è stata con Diliegro e con altri, insomma, è una capitale anche in questo. E, certamente, oltre a rafforzare i servizi sanitari territoriali, bisogna però che il Comune di Roma e i municipi poi si pongano a fianco delle scuole che chiedono aiuto rispetto a quello che loro avvertono per prima di tutte come una difficoltà. Quindi le famiglie sono le prime e poi le insegnanti sono le seconde. Il fenomeno è in largo, che è ti segnalano fin dall'elementare i problemi di isolamento scolastico. Quindi non l'abbandono. L'aiuto che chiedono le scuole, come la si formazione, può concretizzare? La formazione e soprattutto la messa a disposizione di progetti o servizi che affianchino le insegnanti e le educatrici, ma soprattutto le insegnanti, perché si tratta di fenomeni che riguardano più le elementari e le medie, nell'intervenire precocemente su questo tipo di problematiche. Quindi la figura dello psicologo dentro la scuola? La figura dello psicologo, adesso si parla appunto di reintrodurre la figura dello psicologo, ma certamente rafforzare il raccordo che dovrebbe essere naturale tra istituzione scolastica che incide su territoriale e la ASL di competenza. Ma è chiaro che se nella ASL di competenza o nel TSM c'è un solo psichiatra e un solo psicologo, dare la risposta a municipi che contano 200-300 mila abitanti, di cui chiaramente tanti decine di migliaia hanno, insomma, sono di minore età e vanno a scuola, diventa complicato. Rafforzare i servizi, ed è quello peraltro che noi abbiamo fatto in secondo municipio, adesso si sta concludendo, però speriamo che possa essere rilanciato, di affiancare proprio con un progetto e servizi specifici rivolti e in accordo in rete tra i servizi sociali municipali, i servizi educativi, quindi scolastici, e la ASL. Mm-hmm. A quel punto, nel momento in cui l'istituzione territoriale si mette, diciamo, a capo di una rete e dialoga con le scuole, con i servizi sociali del municipio e con la ASL, l'intervento sul bambino, sulla bambina, anche in età precoce, al fianco della famiglia, è possibile. È chiaro che però i municipi e il comune questo lavoro di connessione lo devono fare. Servono risorse, ma non ne servono tantissime per fare interventi che abbiano senso. Quindi ci troviamo di fronte a un problema, possiamo definire, nuovo rispetto a quella che era la competenza della scuola di una volta? Eh sì, un problema nuovo, nuovo nella sua percezione, ma non nuovo nella sua urgenza. Mm-hmm.
perché la percezione riguardo a questo problema è diventata impellente. Il numero è importante. Sì, il bisogno è reale. Il problema è reale. Serve una concertazione, da quello che capisco, tra famiglia, scuola e istituzione pubblica. Istituzione pubblica integrata partendo da regione a territorio. A Campidoglio, quindi territorio intendiamo municipio e Campidoglio. Per fare questo servono un po' di quattrini e personale. Sì, e anche un po' di buona volontà. Questo, questa, se c'è vero, fa sempre bene. Ecco, dicevo, quindi la scuola nei confronti anche del bambino delle elementari non deve pensare più soltanto a dire quando è nato e morto Garibaldi o il teorema di Pitagora, ma c'è una realtà nuova nella quale devi fare i conti. Sì. Questa è la funzione. E questa roba qui la vediamo soltanto nelle grandi città a Roma oppure è oramai un fenomeno che c'è nella società, secondo no, te? No, ormai è un fenomeno diffuso nella società, tant'è vero che in Giappone li chiamano i hikikomori, no? I ragazzi che non escono più di casa. In Italia questo fenomeno era, diciamo, sconosciuto, anche se esistente fino a pochi anni fa, ma adesso ci sono realtà importanti come la stessa Caritas, ha tantissimi progetti rivolti a questo tipo di problema, così come un altro degli aspetti che non riguarda i giovani ma riguarda le persone anziane, ma tu l'hai citata in apertura, e quindi è quello del barbonismo domestico. Che è lo stesso fenomeno, molto più antico, determinato anche da altri fattori, la solitudine, l'invecchiamento, soprattutto la solitudine. Però il grande tema della solitudine, sono contenta anzi che mi dai l'occasione di parlare di questi argomenti, che insomma sono il grande tema della solitudine, è l'elemento trasversale che attraversa gli interrogativi dell'amministrazione, di fronte ai quali si pone oggi l'amministrazione, perché effettivamente la solitudine è una delle questioni forse più urgenti. E che oggi nelle grandi città, soprattutto nei confronti dell'anziano, no? Esattamente. Si dimostra in maniera drammatica. E mentre prima si pensava che la solitudine... Da questo punto di vista, forse dico una cosa banale, quanto invece possono essere una risposta al centro anziani, no? Perché diventa un punto di incontro, vado, conosco, sì. Continuo a vivere, eccetera. E ritornando un attimo ai giovani, questi fenomeni... È vero, perché poi sulla cronaca non è che ci vadano molto, che comportano situazioni, come dire, o di bulimia o addirittura che arrivano fino al suicidio? Eh sì, purtroppo da questo punto di vista, chiaramente quando il motivo, diciamo, di dolore e di solitudine diventa ingestibile, sono tantissimi ragazzi che oltre a diciamo, il fenomeno già più noto di bulimia e anoressia, che comunque anche questo è un disturbo, diciamo, è un disturbo che va affrontato nelle sedi opportune con i professionisti, e i medici, gli psichiatri competenti sul tema, ma c'è il tema degli esiti, come dire, fatali, o i tentativi di esiti fatali che riguardano gli adolescenti, che è elevatissimo, quindi purtroppo i tassi suicidari sono aumentati moltissimo, ma anche gli autolesionismi, quindi i tagli che si infliggono i nostri giovani e le nostre giovani sul corpo, autolesionandosi e creandosi, diciamo, una sofferenza. Quanto è alta, se è alta, la sensibilità delle istituzioni rispetto a questi che sono? Obiettivamente è un impatto con fenomeni nuovi, no? Quindi sì. Anche le istituzioni probabilmente si sono trovate non pronte ad affrontarlo. Però oggi i numeri parlano in maniera emblematica. C'è secondo te una sensibilità che travalica anche il fatto sua maggioranza, sua opposizione, no? C'è qualcosa sì. da affrontare, no, affrontiamolo. No. La trasversalità su questi temi è totale, peraltro io devo dire la verità, nella commissione che presiedo, che è la commissione scuola, come tu dicevi, la collaborazione tra i membri di commissione, sia di maggioranza che di opposizione, lo dico sempre, è elevatissima. E non ci sono situazioni rispetto a questi temi che ci dividono, le questioni politiche che ci dividono sono altre e non riguardano i servizi, perché tutti quanti siamo, come dire, ben concentrati sulle necessità poi delle persone, partendo dai più fragili, quindi io devo dire che la sensibilità e l'attenzione è elevatissima.
Bisogna però tradurre questa sensibilità e questa attenzione in azioni concrete e secondo me impegnandosi da un lato, diciamo, a mettere in sicurezza, perché se si parte dai più fragili non si sbaglia mai. Io ho questa convinzione da sempre. Quindi quando si parte dai più fragili tu sai che stai facendo la cosa giusta, quindi da un lato certamente assicurare il diritto allo studio agli alunni e alle alunne con disabilità o con particolari fragilità, che hanno tutto il diritto a vedere la loro formazione, la loro inclusione, la loro istruzione e soprattutto il diritto a concludere il ciclo di studi, perché non sta scritto da nessuna parte che un bambino con disabilità o un alunno con disabilità deve arrivare fino alla terza media, si può arrivare anche fino all'università, la legge 104 lo prevede, la legge 104 del 92 prevede l'affiancamento anche ai ragazzi, agli studenti con disabilità nelle università, quindi anche su questo bisognerà lavorare e rafforzare, perché messi in sicurezza questo aspetto, parallelamente bisogna lavorare su invece tutto il mondo dei giovani e delle giovani che non hanno alcuna disabilità, ma hanno una sofferenza che si tramuta in un problema di salute mentale. E questo si fa partendo dall'asilo, potremmo dire. Facendo lavorare e facendo funzionare, perché già lavorano abbondantemente, i servizi territoriali, quindi i servizi che insomma devono garantire la salute e la sicurezza. Tu che hai fatto anche educativi. Consigliere municipale e poi l'assessore al sociale. In questo senso. C'è una risposta adeguata rispetto alla domanda, secondo te? Allora, e anche rispetto alle competenze del municipio, non solo alla volontà di voler fare, di dare risposte, però poi non c'ho magari la vecchia storia, non c'ho le competenze e non posso fare niente. No, devo dire che io penso che i municipi da questo punto di vista siano strutture territoriali che tentano di dare risposte anche quando non è loro competenza darla, devo dire la verità, nel senso che me lo auguro. Io spezzo una lancia sempre in favore dei municipi e di chi ci lavora, non solo la parte politica ma anche la parte amministrativa, i direttori, in particolare poi gli uffici, soprattutto l'area socio-educativa, che è una delle più chiaramente che dove c'è la competenza massima da parte dei municipi, che è esattamente in genere i municipi si fanno carico anche di situazioni che non sarebbero di loro stretta pertinenza, anche perché la parte socio-educativa, come tu ricordavi pochi secondi fa, comunque li compete, quindi il servizio di prossimità si trova sul territorio e in genere i municipi danno risposte o si ingegnano per darle. Certamente, e questo è un lavoro che la Giunta, Gualtieri e la Giunta già insomma da un po' sta facendo, bisogna rafforzare e implementare il personale, perché dare risposte a popolazioni molto numerose, quali sono quelle dei municipi di Roma Capitale, con un numero esiguo di tecnici, di personale, è un po' complicato. Ecco, quindi il tema è soprattutto questo quello. Fabbisogno, no? Cadarci in questa trasmissione ci ricordava che state assunti una serie di nuove figure, tipo gli assistenti che andranno distribuite. Lui diceva, purtroppo l'abbiamo fatto soltanto in maniera equa e non rispetto ai fabbisogni singoli, no? Adesso dico un numero a caso, cioè 10 per municipio, non tenendo conto che magari un municipio ne avrebbe dovuto avere 8, un altro 12, ma è la prima risposta in questo senso. Certamente fornire ai municipi di personale è una delle prime risposte, perché è l'elemento su cui c'è maggiore difficoltà anche nello spendere soldi. Io non ho mai creduto, penso di averlo già detto in questa trasmissione, perché penso che l'amministratore che si lamenta della mancanza di risorse è l'amministratore che non sa amministrare. È una cosa che io la trovo intollerabile, nel senso che le risorse, anche con poche risorse si possono fare grandi progetti, e noi l'abbiamo verificato, io stessa l'ho toccata con mano questa possibilità. Il problema vero è in realtà invece avere il numero necessario e sufficiente di personale per realizzare e scrivere i bandi, i progetti e per assicurare i servizi. Ecco, quindi, senti, questo ci porta, come dire, non proprio nella commissione scuola, però il fenomeno che tu hai così bene denunciato, rappresentato nelle cose che hai detto fino adesso, di questo fabbisogno scolastico che travalica l'insegnamento della storia e della matematica, ma che guarda alle anime dei nostri figli, no? Si dice che tutto ciò comporta, soprattutto in alcune famiglie che già stanno in una situazione di disagio, a un aumento della povertà e quindi di nuovi fabbisogni. È così?
Sì, e purtroppo questo è collegato all'argomento che abbiamo detto in apertura, nel senso che nel momento in cui i servizi territoriali sono depauperati di risorse e personale, è chiaro che la risposta ai bisogni delle famiglie, soprattutto ai bisogni di salute mentale, vengono ricercate nel privato. E chiaramente Quindi è un aumento i della costi condizione di sono. povertà Eh sì, ancora i di più. costi sono, ma la sofferenza psichica, emotiva determina chiaramente un costo, perché i problemi di salute mentale sono come ogni altra malattia. Nel momento in cui non trovi la risposta nel pubblico per curarti e per guarire, perché si può guarire, le vai a ricercare nel privato, O quantomeno diminuire, o almeno diminuire. E questo lo facciamo in continuazione, sia quando abbiamo un problema di natura, diciamo, di salute fisica, e così come quando abbiamo un problema di salute mentale. abbiamo la pubblicità e Sì. torniamo sull'argomento. La pubblicità. La nostra cartoleria è in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati punto Amazon Hubcounter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste. MG 2007 Restauri Edili SRL. Ristrutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00 193 Roma. Telefono 338 2688 132 oppure 338 6353 321. mg.2007@outlook.it. Ragazzi, venite con me, voglio andare a vedere queste cose. Questo che è? Cotechino, un lonzino, cotechino, marmellata. Lattanzi. Da Lattanzi. Oh, questa è tutta roba che la trovi da... Mamma mia, che buono. Da Lattanzi, da Lattanzi. Così mi piace. Adesso scappa, scappa. Ma quanta gente da Lattanzi! Fanno fila piccoli e grandi per imbandire cene e pranzi. C'è chi compra prima, c'è chi compra dopo. Ma quel che conta è che tutto costa poco. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Montecompatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com. Lego Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo, eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Innalzamento della sicurezza antieffrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%. In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan: la qualità è per sempre.
Bene, allora riguardo alle cose che stavamo dicendo, onorevole Presidente, quanto e ti chiediamo quindi di spogliarti anche della tua provenienza politica in questo momento, certo. Quanto esiste un punto di coesione riguardo a questi problemi che abbiamo detto tra comune e regione, no? Perché poi ci sono aspetti che stanno nella responsabilità comunale, ma molti stanno nella responsabilità regionale. C'è questa intesa, visto che comunque dovrebbe essere anche facilitata da come dire, coalizioni gemelle, no? Assolutamente no, l'intesa c'è e da questo punto di vista io mi sento molto rassicurata. E bisogna però, rispetto a nuovi problemi o comunque vecchi problemi no, conosciuti sotto nuove vesti, chiamiamoli così, e trovare altri strumenti, quindi rafforzare quelli esistenti. E su cui mi pare che proprio da ultimo insomma, il tentativo sia stato manifestato o comunque sia dichiarato, quindi rafforzare quelli esistenti e poi dotarsi in un lavoro che sia effettivamente sinergico tra quanto può il sanitario e quanto deve il sociale per dare risposte nuove, perché poi le risposte sono molto articolate rispetto a questo tipo di problemi, non sono neanche più le tradizionali risposte. Noi siamo convinti che per esempio i nostri giovani si aggreghino nei luoghi che noi decidiamo saranno i loro luoghi di aggregazione. I giovani, come dicevamo prima, si decidono di incontrarsi e di frequentarsi nei posti più impensati, può essere un sottoponte, può essere un viadotto. Sì, quello che un tempo era il muretto e che adesso invece, voglio dire, uno dei luoghi aggregativi a Roma che più forti è sotto il Ponte della Musica, che è una specie di non luogo, però lì molti giovani invece hanno trovato risposta al loro bisogno di incontro. Sui municipi fare una mappatura di quali siano i reali luoghi di aggregazione dei giovani, e noi abbiamo somministrato in pandemia più di 1000 questionari e i ragazzi hanno sempre risposto mettendosi a disposizione, quindi non sottraendosi, anche coloro che patiscono di più l'esposizione al prossimo, alla vita sociale, dicendoti diteci come possiamo essere d'aiuto. Senti, tu hai fatto riferimento all'inizio della trasmissione a una figura che io non conoscevo, l'educatore di strada, che cos'è? L'educatore di strada sono quelle figure che in realtà sono utilizzate anche dal Comune di Roma, per esempio la sala operativa sociale, che io non smetterò mai di ringraziare, anzi colgo l'occasione per farlo anche oggi, che è la realtà che interviene sui casi di disagio, di bisogno su tutto il territorio di Roma Capitale con una semplice telefonata da qualunque cittadino, H24, va in soccorso insieme ai NAE sia dei minori che degli adulti, delle persone con disabilità, delle persone senza dimora, senza alcun problema. Chiaramente tra le figure che fanno parte di questi tipi di staff ci sono gli psicologi, ci sono gli assistenti sociali e poi ci sono gli educatori di strada, cioè coloro che hanno una particolare... Non va lì per tornare all'esempio di prima e dirgli quando è morto Garibaldi. No, l'educatore è la figura professionale che è in grado di interagire, perché non tutti noi siamo in grado di interagire con tutti, come l'operatrice antitratta. L'operatrice antitratta è l'operatrice che è in grado di interagire con una donna vittima di tratta e di traffico di esseri umani. L'educatore è la persona che è in grado di interagire in modo appropriato e competente con chi si trova a vivere per strada o comunque sia con chi si trova, diciamo, in condizioni di particolare fragilità, sia che esso sia un minore che esso sia una persona adulta. Senti, mettiamo insieme, per quello che sono anche soprattutto le competenze dell'amministrazione comunale, il diritto allo studio, no? Sì. Questo come viene garantito laddove non ci stanno le condizioni, perché magari la famiglia non ce l'ha la possibilità di dare questo tipo di soluzione? Allora, intanto viene garantito dalla scuola dell'obbligo non c'è dubbio che anche le famiglie che hanno più difficoltà, e ce ne sono tantissime, ad assicurare tale diritto ai propri figli, comunque la scuola pubblica fornisce, come sai, alle elementari anche i libri, quindi anche l'acquisto dei libri di testo però, allora, viene fatta. Una cosa. Questo vale per quasi tutti i cittadini, non a caso dico quasi, no? Perché se poi
Affrontiamo il problema dei Rom. Io ho sempre detto che non dovrebbe essere un problema in una città di oltre 4 milioni di abitanti che 7.000 persone, compresi vecchi e bambini, costituiscano un problema. Certo, no? Va un fenomeno che va governato. Ma dentro questo fenomeno c'è il problema dell'educazione scolastica, soprattutto dei più giovani, vista anche nella prospettiva, no, di guadagnare sempre di più questa parte della popolazione, alla vivere nel complesso della nostra comunità. Però se io mio figlio non lo mando a scuola, non faccio la denuncia presso il tribunale, eccetera, eccetera, e alla fine mi tolgono addirittura la tutela, no? E tutto questo, con i costi che questo comporta, io sono un difensore, quindi non sto facendo la parte del cattivo volutamente, perché non ci stanno gli stessi strumenti e quindi si mette in azione da parte dell'amministrazione comunale? Io ti do il pulmino che ti porta a scuola, cerco di darti tutto un tipo di assistenza, se tuo figlio non lo mandi a scuola, vado con i provvedimenti conseguenti. Sì, ma infatti i provvedimenti conseguenti per la verità ci sono, nel senso che... Allora, sono d'accordissimo chiaramente con la tua premessa, e quindi i bambini Rom, così come Rom, Sinti, Camminanti, così come ogni altro bambino, devono andare a scuola. Tra l'altro so che c'è anche proprio in queste ore uno sforzo ulteriore dell'amministrazione capitolina sulla questione generale che riguarda queste comunità, e quindi un'attenzione ancora più specifica alla loro integrazione, alla loro insomma inclusione, mm-hmm. e anche alla garanzia dei diritti, insomma, di cui come ogni altro cittadino sono destinatari. Per quanto riguarda il fatto che i bambini Rom non vanno a scuola, è vero che succede, perché ci sono sicuramente casi, ma non è vero che non si interviene. Perché da questo punto di vista, vabbè, io stessa nei municipi di cui io insomma ho conoscenza, so che sono moltissimi i bambini che frequentano le scuole e ci vanno regolarmente. È chiaro che rispetto ai tipi di interventi che un tempo erano nei campi con il trasporto e con una serie di, insomma, di iniziative, va anche rafforzato il senso di responsabilità dei genitori, dei figli, perché come ogni genitore chiaramente si sforza per portare i propri bimbi a scuola, ovviamente a fianco dei genitori che hanno più difficoltà, quali possono essere i genitori di un bambino Rom, ma non è che tutti sono convinti che la scuola non serva, molti di loro, soprattutto le mamme, lo voglio dire, perché si sforzano immensamente affinché i figli vengano inseriti e frequentino. Noi nel municipio, insomma, parlo del municipio perché l'esperienza capitolina è recente, insomma, di 4 mesi, l'esperienza del municipio è più matura. Noi avevamo bambini Rom inseriti praticamente in tutte le scuole del nostro territorio, anche ai Parioli. E quando ci sono state sconfigge un po' quella sorta di qualunquismo un po' becero, no? Di dice Pomezia mandava tutte le mattine il pulmino a prendere i ragazzini a Castel Romano, eccetera, e ritornava sempre vuoto, no? E quindi la comunità spende per e via via dicendo, con tutto quello che sappiamo quando si mette in moto situazioni di questo genere qui di razzismo nascosto, chiamiamolo con termine giusto. Invece c'è quindi un'attenzione da questo punto di vista. Ma poi il tema del trasporto scolastico, io sono sempre contraria, come dire, ai distinguo dove non servono, cioè i distinguo vanno fatti quando bisogna chiaramente trattare in modo diverso le persone, perché hanno esigenze specifiche diverse, quindi ovviamente il bisogno va sempre raccolto. Ma il trasporto scolastico è un diritto che riguarda tutti i bambini, sia quelli con disabilità, che siano Rom, che siano, non ci importa niente da dove, sia quelli senza disabilità, perché è un diritto che viene peraltro assicurato dal Comune di Roma, sono oltre 4.000 bambini che vengono trasportati quotidianamente presso le loro scuole, e quindi sostanzialmente, così come il trasporto viene garantito in favore degli alunni che si recano dalle proprie abitazioni alle scuole, così viene assicurato al pari degli altri a tutti gli alunni, quando anche questi fossero Rom, ma che ci sia una sperequazione rispetto a questo tema, quindi spese, come dire, fuori controllo su un tema che invece è, come dicevo poco fa, tornato all'attenzione e allo studio anche del Dipartimento e del Comune, secondo me è un po', insomma, una versione anche un po' datata, quindi... per essere cortesi. Senti, adesso trattiamo due argomenti. Il primo è l'asilo nido, poi anche il rapporto che come commissione avete
nei confronti delle istituzioni universitarie, no? Quindi dai, sì, dai più piccoli a chi poi diventerà parte dirigente del paese. Qual è la situazione degli asili nido? Domanda e risposta. C'è oramai, perché spesso si sente dire: ah, una lista lunghissima, mi hanno detto di no, non c'avevo i requisiti e via via dicendo. Che invece è la prima vera risposta a chi tanto difende la famiglia poi la sostieni se dai delle strutture di supporto, no? Se poi invece la mamma deve rimanere a casa, rinunciare al lavoro perché c'è il bambino piccolo e l'asilo nido non risponde alle esigenze, eccetera. Che cavolo di famiglia stiamo difendendo, insomma. Ecco, qual è la situazione? Allora, tra l'altro, per vedere se si è ben operato bisogna aspettare settembre, perché chiaramente tutti gli inserimenti nei nidi che già sono in corso sono avvenuti in virtù del bando dell'anno precedente, quindi è chiaro che... È chiaro anche che c'è un problema di liste di attesa, come c'è su ogni servizio, e quindi io amplierei la discussione non solo ai servizi educativi, ma anche ai servizi sociali domiciliari. Allora, su siccome questa cosa comporta un po' di tempo, mandiamo la pubblicità e poi così sarei più puntuale anche nel dettaglio. La pubblicità. Lego Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Innalzamento della sicurezza anti-effrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%. In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan: la qualità è per sempre. MG 2007 Restauri Edili SRL. Ristrutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00 193 Roma. Telefono 338 26 88 132 oppure 338 63 53 321. mg.2007@outlook.it. Questa è la vera arma contro il Covid. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com. La nostra cartoleria in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati .Amazon Abcanter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste.
Quindi stiamo dicendo con la Presidente della Commissione Scuola del Comune di Roma, Carla Fermariello, altri due aspetti che riguardano la sua commissione: uno sono gli asili nido e l'altro i rapporti con le istituzioni universitarie. Partiamo dai più piccoli, dall'asilo nido. Quindi sì, la domanda è... E la risposta? Allora, su questo, rispetto a quanto stavo già accennando in precedenza, mi ricollego. Intanto abbiamo fatto degli interventi in bilancio, perché effettivamente, come tu dicevi giustamente, c'è la questione che se il servizio poi non lo assicuri, non dai le risposte di cui le famiglie hanno bisogno. Quindi ci sono stati due interventi importanti che sono stati fatti dal sindaco, dalla giunta e dall'assemblea capitolina tutta. La prima è stata, il primo è stato quello di ampliare l'orario dei nidi fino alle 18 in almeno 4 nidi a municipio, 2 fino alle 17 e 2 fino alle 18. In modo da essere, diciamo, più rispondenti alle esigenze poi dei lavoratori, dei genitori, che insomma hanno bisogno di un tempo maggiore di per conciliare poi le attività professionali con la cura dei propri figli. Che normalmente a pagare pegno da questo punto di vista erano sempre le mamme, no? Che devono rinunciare poi al lavoro, perché insomma qualcuno li doveva guardare a sti ragazzini. Esattamente, quindi questo è certamente quando non ci stanno i santi nonni, che esattamente che stavo per citare, perché qui insomma portano sulle spalle il welfare di tutti. Quindi, quindi dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere il contrario, ma purtroppo da questo punto di vista la situazione invece attualmente è questa. E a fianco a questa misura, un'altra misura che è stata quella di ridurre il costo dei nidi pubblici e di renderli, come dire, più appetibili rispetto alle famiglie, insomma, romane, che frequentemente invece nel nidi privati accreditati e convenzionati trovavano a prezzi un poco maggiori risposte più esaurienti. Ecco. Quindi è vera questa storia che fino a questa decisione qua il privato costava di meno? Diciamo che costava di meno per la quantità di ore messe a disposizione, quindi sostanzialmente non costava di meno in assoluto, costava poco di più, e quindi per tenere però i figli per orari molto più diciamo interessanti, quindi, per le famiglie. Oggi che comunque questa decisione ha portato a una sorta di adeguamento. Un adeguamento, esattamente. Questo però, a mio avviso, ci tengo a precisarlo, perché è un aspetto importante, perché poi quando si amministra bisogna sempre tenere in considerazione tutti, senza mortificare il ruolo che il pubblico, come centro ovviamente di cura e di presa in carico ovviamente educativa dei bambini, svolge accanto ai nidi privati convenzionati e accreditati, nel senso che la domanda è tanta, l'Europa ci dice dovete soddisfare almeno il 30% di questa domanda, noi per arrivare al 30% insomma c'è ancora un po' di lavoro da fare e da questo punto di vista un'alleanza fra il pubblico e il privato convenzionato accreditato, quindi il mondo del terzo settore, sostanzialmente è un'alleanza che... Ma quindi, scusa, pubblico e privato insieme danno la risposta del 30%, sotto il 30%? Sì, diciamo che lo danno in termini assoluti e sopra, ma tu devi considerare tutti coloro che ancora non fanno domanda nei nidi, perché non li ritengono né pubblici né privati, cioè le migliaia di famiglie che tengono i figli a casa perché o si rivolgono direttamente ai nonni, che sono il welfare, c'è ancora del lavoro da fare per convincere le famiglie, per come dire, far pensare alle famiglie romane che i nidi, diciamo, pubblici in primis. Ora, partiamo dal presupposto, no? La gran parte di Roma oramai sta al di là del raccordo anulare, no? Lo ricordiamo spesso, è in quartieri nuovi, dove mancano tutta una serie di servizi, parliamo di piani di zona e quant'altro, però voglio dire, quindi c'è una domanda fortissima, perché lì insistono più le coppie giovani, tutto sommato. È così. E c'è quindi nella prospettiva un disegno da parte dell'amministrazione di dire ne dobbiamo fare altri e farli con siti che rispondano al fabbisogno di quel territorio? Tra l'altro in questo si collega al discorso che tu facevi inizialmente del PNRR, cioè dal momento che sulle strutture educative, scolastiche, il PNRR incide
e finanzia, ovviamente entro certi limiti, entro certi criteri, il fatto di costruire o comunque prevedere strutture educative sia nella fascia 0-6, che è quella di nostra competenza, sia per le fasce di età superiori, soprattutto nelle periferie, è una delle priorità, tant'è vero che gli assessorati competenti e il sindaco già su questo con i municipi stanno lavorando all'elenco dei nidi e delle scuole dell'infanzia che vanno previsti, nonché all'elenco delle scuole elementari e superiori che e medie, scusate, che vanno sistemati. Se io capisco bene, e spero di aver capito bene, ci stanno i quattrini messi nella prospettiva, i siti dove andranno realizzati e possiamo ipotizzare che a fine consigliatura questa cosa è andata a compimento, Sì, almeno per una parte, secondo insomma. me almeno per una parte ci saranno delle risposte più che concrete, anche perché la previsione di certe infrastrutture sui territori, nei territori soprattutto più periferici, dove invece diciamo, non mancano i problemi degli adolescenti che sono in comune con il centro, ma invece mancano tutte le strutture in cui la Roma storica è più rispondente, se non altro perché ha molti più siti, E anche ereditati. anche meno residenti, Sì, tutto sommato, anche in alcune destinati in zone. passato ad altre funzioni che adesso insomma sono Cioè, scuole, voglio l'asilo dire. nido nel centro storico di Roma, Sì, ma penso nei tra Piazza municipi. Venezia e Ma Piazza del no, Popolo, ma no? anche all'interno, sì, va bene, però voglio dire all'interno del raccordo, la questione è che invece l'attenzione rivolta a quei territori, anche periferici, che sono carenti di infrastrutture anche educative, è molto forte e da questo il lavoro è già avviato. In Commissione PNRR abbiamo anche insomma, preso atto dei siti e insomma, del lavoro che stanno facendo gli Giuro che non è assessori. una provocazione, ma No, secondo perché? no, la domanda che si sto per fare è: molti paesi europei, penso alla Germania in particolare, nel proprio welfare mette l'asilo nido gratuito, l'asilo nido pubblico. È qualcosa che possiamo sognare, realizzabile, oppure, non so, dobbiamo aspettare un po' di tempo. Allora, secondo me non è una ipotesi concreta nell'immediato, a mio avviso, anche se è un'aspirazione, come dire, a mio avviso più che legittima, perché l'asilo nido, se si intende come io penso che debba essere inteso, e anche la materna, come un livello essenziale delle prestazioni, cioè non una scelta che diciamo, la famiglia fa quando uno non ha alternative, come spesso accade, oppure perché ritiene che insomma, sia validamente utile per seguire anche la strada, insomma, il percorso educativo fin dalla più tenera età nelle strutture adesso deputate. Però ecco, non penso che sia imminente l'ipotesi di pensare a una gratuità Però totale. pensiamo che è una cosa Però giusta che già se vorremmo noi fare. approcciamo, esatto, questo certamente, però già se noi invece cominciamo a riflettere e a porre nel dibattito, cosa di cui sono convinta, il fatto che i nidi e insomma i servizi educativi per l'infanzia sono comunque da intendersi come livello essenziale delle prestazioni, dove essenziale non è minimo, ma essenziale è al di sotto del quale non c'è la dignità umana, perché ogni bambino ha diritto, diciamo, ai percorsi Da questo educativi. punto di vista, per quello che tu conosci, ed è più competenza della regione, per esempio facilitare la realizzazione degli asili nido laddove esistono strutture, dire, lavorative numericamente significative, no? In passato la regione si era un po' mossa da questo punto di vista, cioè se sto nella fabbrica di 300 lavoratori, fare l'asilo nido può essere invece qualcosa che dà immediatamente una risposta, ma rispetto alla quale se c'è il finanziamento regionale o il sostegno regionale si realizza prima e meglio, no? Sì, però su questo devo dire che la Regione ha fatto invece un ottimo lavoro perché proprio la Commissione Scuola, la Presidente Mattia, peraltro è la prima firmataria della legge che ha istituito finalmente un sistema integrato dei nidi nella Regione Lazio, una legge recentissima di 2 anni fa che appunto si sta proprio implementando adesso, prevede una serie di misure molto importanti, tra cui anche questa che tu hai appena Che citato, può essere quindi una risposta che,
sostiene già in passato, esattamente, già in passato era previsto che i nidi aziendali, tra l'altro, destinassero una quota della loro, diciamo, della loro disponibilità al territorio. La legge Mattia è una legge che da questo punto di vista istituisce finalmente un sistema integrato dei nidi e quindi mette a sistema i nidi, le scuole per l'infanzia, gli spazi per bambini e bambine, gli spazi famiglia e anche i nidi aziendali. Quindi facciamo il quadro un bel salto dall'asilo nido alle università. L'università ancora non abbiamo aggredito il tema delle università perché in quattro mesi. Ma esiste il rapporto tra comune e appunto istituzioni universitarie? Che a Roma potrebbero essere una grande risposta anche di, possiamo dire, rigenerazione di Roma, no? Che si dà indicazioni per cui Roma possa diventare in alcuni poli universitari il centro della ricerca, il centro di alcuni poli interessanti, penso a Tor Vergata dove c'è un progetto di questo genere. Sì. È questo un po' l'indirizzo? Vabbè, poi le università hanno i musei, hanno, insomma, hanno il patrimonio culturale della nostra città e non solo, perché le università romane sono università non solo antichissime, penso alla Sapienza, ma sono in primis, ma sono anche università, insomma, nazionali e internazionali. E noi non abbiamo cominciato ancora per quanto riguarda la commissione perché ci siamo concentrati, come dicevo, sugli aspetti legati, vabbè, prima di tutto al bilancio e quindi ai servizi educativi della prima infanzia e adesso sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con particolare poi riferimento rispetto al tema dell'autismo, sugli accessi appunto anche al fianco delle educatrici a sostegno dei bambini con autismo o comunque gli alunni nello spettro. Sull'università c'è tutto un lavoro da fare enorme, anche perché le università concorrono insieme all'amministrazione in progetti importanti, quale per esempio le ex caserme di Guido Reni, no? La Sapienza lì al fianco del municipio e del, certo, e del comune per ripensare un progetto che non è solo un progetto urbanistico ma un progetto anche culturale e scientifico, quindi da quel punto di vista che già l'alleanza di attrazione, esattamente, cioè già l'alleanza con le università ha visto anche, diciamo, il sindaco che è uno storico e che è un professore universitario, è un'alleanza consolidata e che sta dando i suoi frutti a prescindere dai lavori d'aula. Certamente l'Assemblea Capitolina si concentrerà sul contributo che le università possono dare a Roma in un'alleanza più complessiva. E quindi la tua commissione si interesserà di questo. Si interesserà anche di questo. Noi però partiremo da questo punto di vista da una serie di temi. Il primo, a mio avviso, sono le scuole per adulti. Perché anche questo sembra sempre che io vado fuori tema, ma in realtà non ci vado fuori tema, perché poi per parlare di università e con le università. Vabbè, quindi qualcosa tipo l'università degli anziani che no, sta a io penso proprio allora le scuole per adulti sono in realtà degli istituti di formazione che a Roma sono anche pubbliche, sono anche, diciamo, di capitoline proprio, sono ben quattro e in più ci sono tutte le scuole per adulti private. Ora, da questo punto di vista, siccome esistono progetti Erasmus per adulti, esiste un sistema, diciamo, di istruzione universitaria europea da questo punto di vista. Quanto ne abbiamo bisogno in questo momento? Allora, siccome abbiamo parlato prima di dealfabetizzazione e di abbandono scolastico, siccome l'abbandono scolastico non è un fatto che si verifica soltanto in questi anni, ma è tra i giovani, e se si verifica per quelle condizioni che abbiamo visto prima, quindi legate più a un tema. Chi invece non ha potuto, per quindi altri. La dealfabetizzazione riguarda più gli anziani, secondo te? No, secondo me c'è un problema di incompletezza della impossibilità per molti adulti, anche della mia età e della tua età. Vabbè, comunque sia, insomma, i cinquantenni. C'è una differenza. Vabbè, però, insomma, i cinquantenni, ci sono tanti cinquantenni che non hanno potuto terminare i loro percorsi di studi, che non hanno potuto completare come avrebbero desiderato. E secondo me c'è anche un tema delle scuole per adulti che prima di approdare alla discussione sull'università va affrontato. Noi questo lo vogliamo fare ed è una delle cose che abbiamo in programma. Senti, di fare. Abbiamo appena 10 minuti per affrontare almeno le sue linee generali, un argomento che non riguarda la commissione che tu presiedi, ma la commissione per il piano di ripresa e resilienza, sto termine che non mi piace per niente. Che abbiamo accennato poco fa. A qualcosa abbiamo accennato. Ecco,
Quali sono gli argomenti che state affrontando in commissione, che però mi pare è quella presieduta da Caudo? È presieduta da Giovanni Caudo, che sta, tra l'altro, l'ex assessore, che peraltro insomma sta conducendo i lavori in un ritmo molto serrato. Ci stanno dei soldi che devono arrivare nelle casse del comune. Ma ci arrivano se il comune progetta in un certo modo e in certi tempi. Perfetto, volevo arrivare. E quindi lo sforzo... Quali sono gli indirizzi sui quali, almeno in linea di massima, poi nella prossima trasmissione magari te lo faremo... Ci possiamo fare, sì, possiamo anche fare una riflessione. Quali sono gli obiettivi che avete individuato e poi giustamente, come ricordavi, devi presentare i progetti, devono essere approvati, devono avere rispondenza, li devi fare pure nei termini stabiliti giustamente dall'Europa e così via. Ma gli indirizzi individuati quali sono? Allora, gli indirizzi individuati sono per ogni area di competenza, nel senso la commissione PNRR, che appunto Giovanni Caudo sta conducendo anche con ritmi molto, molto serrati, quindi invitando peraltro gli assessori competenti per ogni materia, quindi dall'urbanistica al sociale, alla scuola, ai lavori pubblici e chi più ne ha più ne metta, però diciamo sono questi i quattro filoni fondamentali. Che entità di quattrini immaginate? L'entità di quattrini non mi fare esprimere nel dettaglio perché sono somme, diciamo, importanti, nel senso che lo sforzo su cui l'amministrazione si è concentrata, ma da questo punto di vista anche gli uffici con uno sforzo notevolissimo, è stato quello di produrre i progetti che non erano pronti e quindi su cui non si era lavorato in precedenza, ma su cui si è cominciato a lavorare tra novembre, entro la consegna, entro marzo. Ma la Reggio ci sta sentendo? No, ma io non faccio... Io non faccio mai la questione, diciamo, personale o politica rispetto carità, a... Però, insomma, però c'è stato un problema... Queste carenze poi le pagano i cittadini. C'è stato un tema su questo, cioè effettivamente gli assessori che vengono in audizione e che danno riscontro sul lavoro che stanno facendo rispetto ad ogni misura, quindi gli interventi sul sociale, quindi concentrarsi su... il co-housing, le persone anziane, l'inclusione delle persone con disabilità, il tema del dopo di noi, cioè sono tante le questioni che poi su ogni ambito, la scuola, quindi i servizi educativi per l'infanzia, la costruzione, la realizzazione di nuovi nidi e nuove scuole dell'infanzia nei luoghi in cui queste non ci sono, tipo nella periferia. E quindi i lavori pubblici, insomma su ogni questione e chiaramente bisogna progettare. Allora, ti faccio un esempio. E la progettazione è quella che è in corso. Giustamente tu nel fare questo tipo di analisi dice le competenze sono non diversificate per assessorato e così via. No, sono diversificate su ogni settore per assessorato. Per tema, sì, certamente. Per un certo punto però ritrovano una loro coesione. E l'esempio che ti faccio, vediamo se è giusto. Se l'Università di Tor Vergata deve diventare un polo di ricerca a livello europeo, così come si è detto in molte intenzioni, significa che tu devi fare un recupero della vela di Calatrava, devi fare un pezzo di metropolitana in più che arriva da quelle parti. Certo. No, quindi mettiamo insieme una serie di, come dire, diventa un fatto sinergico, no? Che però c'è un obiettivo, è un po' questa la filosofia? È questa la filosofia, nel senso che la filosofia, tra l'altro, a fianco a questo, ed è emerso più volte anche nelle riunioni di commissioni, le altre, non solo PNRR, è che bisogna concentrarsi sui fondi che il PNRR mette a disposizione e quindi chiaramente realizzare i progetti nell'ottica olistica ed integrata che però dici tu, quindi conoscendo le esigenze della città su ciò che si trasforma perché è in trasformazione da tanti anni e su ciò che si deve trasformare perché invece è un'esigenza più recente legata a progettualità recenti, senza tuttavia trascurare tutte le altre fonti di che possono far pervenire risorse economiche alla capitale, perché il PNRR riguarda una parte dei fondi di cui Roma Capitale può godere, ma non è l'unica. Certo. Quindi concentrarsi sul PNRR non giustifica il fatto che, e non determinerà il fatto che si trascurino tutte le altre voci del bilancio, non solo cittadino, ma dei vari, diciamo, delle fonti da cui possono scaturire risorse economiche, che invece insomma vanno seguite, vanno implementate e su cui bisogna lavorare. Quindi il lavoro sul PNRR, che è fondamentale, però si aggiunge e si affianca al lavoro comunque costante che la politica e gli uffici devono garantire per
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, come abbiamo detto, rispetto ad alcuni diritti, e assicurare invece la conclusione di percorsi urbanistici, culturali, di manutenzione ordinaria e straordinaria su cui la città si confronta. Quindi c'è una combinazione di disponibilità, cioè sono più fronti, che vengono dal bilancio e quelle che possono venire dal PNR. Su questo presentare progetti credibili che l'Europa possa finanziare. Ma questo tutto, come lo vedi proprio in questi ultimi minuti, darci un attimo di sollievo, no? Riguardo a due appuntamenti. Uno che sta dietro l'angolo, che è il Giubileo, sì, nel 2025, e l'altro in prospettiva, dove Roma Capitale si è candidata, 2030, che è il 2030, Expo, no? Sì, sì. L'Expo. Beh, su questo io no, sono... Cioè la macchina sono si molto, sì, sì, la macchina si è messa in moto, ma tra l'altro bisogna anche dire che sono state le due priorità fondamentali di Gualtieri non appena si è insediato, tant'è vero che ha istituito addirittura tre commissioni speciali su questo, l'Assemblea Capitolina su input del sindaco, cioè PNRR, Commissione straordinaria sul Giubileo e su Expo 2030. Mm. Queste tre commissioni sono chiaramente al fianco del sindaco e della giunta per valutare, monitorare, suggerire e comunque per realizzare tutti i servizi e progetti che sarà necessario realizzare, ma che questo sia, diciamo, un momento strategico fondamentale per la città, con tre appuntamenti diciamo non solo immancabili, ma tre appuntamenti che mai si ripeteranno nella storia con questa medesima sinergia, per cui non solo la macchina si è mossa, ma si è mossa anche piuttosto alacremente, perché effettivamente questo era uno dei terreni su cui si scontava un ritardo. E da questo punto di vista immagino che quindi dalla sono regione, certa che si farà un buon lavoro dalla regione, per quello che riguarda almeno quella attuale, ci cioè sia come dire, un supporto inevitabile, ma questo certo supporto viene anche da Palazzo Chigi, dal governo, dal Parlamento. C'è questa sensibilità su Roma? Allora, una sensibilità su Roma secondo me c'è, anche più sentita rispetto al passato, però secondo me c'è anche una cosa in più, c'è una sensibilità di coesione, una volontà di coesione anche nazionale in senso, diciamo, positivo, cioè di vera volontà e desiderio di uscire da una situazione che anche con riferimento alla guerra che stiamo vivendo in questo, insomma, in questa fase storica, appena usciti dal Covid, secondo me chiama un po' tutte le istituzioni al senso di responsabilità. Cioè io quello che riscontro è dagli enti territoriali, dai municipi fino ai più alti livelli istituzionali, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, una spinta piuttosto robusta al fatto che c'è bisogno di mettersi al lavoro tutti insieme. Io so che mancano pochi minuti, però quello che hai detto mi sollecita una tua appartenenza a un'altra commissione, quella di Roma Capitale e lo Statuto. Quindi anche lì il processo, non ti chiedo il dettaglio, questo lo faremo. Sì, ma il processo rispetto a cosa dici? Rispetto, rispetto a una visione diversa di Roma, che non sia più. Assolutamente, ma tra l'altro la Commissione Roma Capitale Statuto non solo verifica tutti i regolamenti su cui stiamo mettendo mano, quindi l'integrazione dei disabili, le consulte della disabilità, insomma, ma sta ponendo all'ordine del giorno una serie di questioni anche piuttosto dirimenti, anche regolamentari, che vuol dire di come si organizza Roma alla luce dei nuovi appuntamenti. Su questo già sta lavorando, oltre a tutto il lavoro enorme che abbiamo fatto, anche con riferimento al personale, perché i dipendenti, sì, di Roma Capitale, come sai, dipendono, insomma, anche da quella e commissione, quindi lo smart working, decentramento più forte, anche se poi i poteri per poter decidere, diciamo, chi li ha, li deve usare. Io su questo sono... Ah, guarda, io una delle domande che feci a Gualtieri durante la campagna elettorale, che intervenne in questa trasmissione, dico, mettiamo intanto in moto le cose che possiamo fare sul decentramento, no? Con la normativa attuale, poi... Cioè il regolamento sul decentramento, esattamente, le risorse, anche la riforma costituzionale. Le risorse ai municipi sono state, diciamo, inviate in abbondanza, ora speriamo che anche le risorse umane, come ha detto Catarci in questa sede, insomma, si sta lavorando per assicurarle. Dopodiché gli appuntamenti futuri saranno quelle non solo di assicurare tutti i progetti e i servizi previsti non solo dal PNRR, ma dagli interventi complessivi su cui Roma Capitale si deve misurare, ma anche dare più certezza e stabilità
qualità ai nostri lavoratori, ai nostri precari e ai nostri, diciamo, cittadini Bene, in io generale. Ringrazio molto Carla, devi venire più spesso, eh? Vi io invito a venire volentieri, più io spesso. Sono sempre felice di venire qua. Ahimè, è che fanno il consiglio comunale il martedì e il giovedì, quindi è l'unico giorno libero è lunedì. Grazie molte delle grazie cose che ci hai detto oggi. Grazie. A presto sulle altre questioni e le altre commissioni, alle quali fa parte la Presidente Fermariello. Con voi ci vediamo domani.